Il nostro lago è sempre più pulito. Rispetto all'anno scorso, l'inquinamento si è ridotto nell'86% delle aree monitorate. A dirlo è il report della campagna di Legambiente Goletta dei Laghi. Dei 7 punti campionati nella parte lecchese del lago di Lario, di questi 6 sono risultati entro i limiti di legge, mentre uno, la foce a Mandello del Lario, è risultata fuori dai limiti. Rispetto allo scorso anno, i risultati rispecchiano, diciamo, una situazione migliore da un punto di vista di inquinamento microbatteriologico e quindi rispecchiano come detto, anche i lavori che vengono fatti e sono stati fatti lungo i vari corsi che arrivano al lago per quanto riguarda la manutenzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue. A fare la differenza la collaborazione con gli enti del territorio. Il rapporto con l'istituzione è fondamentale, nel senso che lì dove non c'è dialogo e confronto, spesso andiamo a riscontrare poi problematiche più grosse. Dove c'è un lavoro quotidiano nel corso dell'anno con le istituzioni, con gli enti preposti in questo caso alla gestione delle acque, vediamo come la nostra presenza anche come circolo di Legambiente può influenzare positivamente l'azione di enti e amministrazioni. Buone notizie anche per la foce del Caldone. La foce del Caldone risulta nei limiti di legge, vuol dire che il lavoro che stiamo facendo insieme all'Ario Reti, all'Ufficio Tecnico Ambiente, a Legambiente e ai cittadini e al terzo settore che lavora legato ai temi dei fiumi ha i suoi frutti. Stiamo cercando dal punto di vista proprio meramente tecnico di lavorare sulla mappatura e la messa a sistema e a norma degli scarichi privati a fiume e stiamo anche però costruendo insieme all'Ario Reti e a Legambiente quello che sarà il contratto di fiume del sistema idrico minore, quindi una sorta di patto partecipativo dove ciascuno per le proprie competenze in una logica di strategia decennale andremo a valorizzare, salvaguardare e mettere a sistema il patrimonio dei fiumi del nostro territorio.